La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nomina di Simeone Di Cagno a Brescia presidente di AQP, ma le fibrillazioni c'erano già da parecchi mesi. Il consigliere di sinistra italiana in Regione Puglia, Mino Borraccino, lascia la maggioranza di Michele Emiliano e si dimette anche dalla presidenza della seconda commissione. Una decisione che riguarda per adesso solo Borraccino, che però riporta malumori anche da parte dei colleghi Santorsola e Abaterusso. Non è soltanto la questione dell'acquedotto, è un disagio che oramai noi esprimiamo ed esterniamo da circa 2 anni, dalla gestione della sanità, dal piano del riordino ospedaliero, dalla chiusura di ospedali, dalla mancata attivazione di posti letto e poi il disagio sull'agricoltura con il mancato avvio del PSR con grossissime difficoltà in uno dei settori primari dell'economia pugliese e poi il disagio sulla volontà di privatizzare aeroporti di Puglia e poi quando c'è stato anche in atto l'idea della privatizzazione di acquedotto pugliese e poi la privatizzazione dei servizi del diritto allo studio universitari, insomma è un continuo, è un crescendo. Se in tutto questo ci mettiamo la logica del presidente Emiliano che decide da solo, in cui ritiene che i consiglieri regionali non valgono nulla, ma mi spiace dirlo, anche gli assessori assomigliano sempre più a dei parvenu quando le decisioni le prende lui con la ristretta cerchia di consiglieri politici, capo di gabinetto e qualche presidente di agenzia e capo dipartimento, noi non possiamo starci in queste decisioni. Voterebbe una mozione di sfiducia contro Emiliano? Penso di sì.